Attivista del Movimento 5 Stelle Pietrasanta. Allora, la prima osservazione che faccio è che magari sarebbe stato un bel messaggio per tutti i cittadini portare l'acqua in brocca dalle fonti di Pietrasanta a Pietrasanta. La seconda, parto dicendo che io sono molto arrabbiato, ma non voglio urlare perché ho già sentito molte persone urlare e non vorrei che queste urla poi diventassero silenzi assordanti nel momento in cui si entra nelle istituzioni. I cittadini si devono mettere dentro l'idea che noi dobbiamo verificare che si vada in fondo in tutto e per tutto in questa vicenda, senza sconti per nessuno. Alla domanda che aveva fatto giustamente sulla prevenzione, la risposta secondo me non è quella della domanda. La domanda è la prevenzione prima di settembre 2014, perché ASL aveva già un documento nel 2011 che diceva che i livelli di taglio in centro a Pietrasanta erano superiori ai due livelli che un decreto ministeriale del decreto dell'ambiente 471 del 99 stabiliscono in 2 microgrammi litro per le acque sotterranee, e essendo l'acqua della fonte di Val di Castello proveniente da una fonte mineraria che riguarda appunto questo decreto, magari poteva a qualcuno venire in mente di unire i due punti e non a noi, a chi paghiamo perché debbano mettere insieme questi due punti. Io non ringrazio le istituzioni, ringrazio le persone come Emilia Bramanti, ringrazio le persone come Daniela Bertolucci dell'inceneritore di Falascaia, che fanno una lotta a favore della cittadinanza e per il bene comune, la salute, e di riportare un attimo alla realtà queste persone che ogni tanto si scordano totalmente che facendo degli errori così ce ne rimette la salute e le tasche soprattutto, perché l'inceneritore di Falascaia comporterà una multa per il comune di Pietrasanta che metterà in serio dubbio il bilancio comunale. Per quello che riguarda, per esempio, questo, saranno spese che poi entreranno in bolletta, e confermo quello che è stato detto prima. Gaia, con le partite rettificative, inserirà 42 milioni di euro da pagare agli utenti, quando il bilancio, il capitale sociale di Gaia è 16 milioni. Cioè vuol dire che potremmo diventare soci noi. Parliamo con il Forum dell'Acqua e vediamo se troviamo una soluzione a questa cosa che sia molto più intelligente di quella di pagare 42 milioni a un ente SPA che fa i propri interessi e in questo momento è latitante. L'ultimo punto che dico, è arrivato il momento che prendiate anche le vostre responsabilità e che il Comune prenda delle posizioni forti, mi pare che le stia prendendo, sono piacevolmente stupito di questa cosa qui, però faccio anche notare che nel programma del Sindaco già dell'altra volta c'era il punto valorizzazione dei beni ambientali del patrimonio collinare, la bonifica delle miniere ex Edem attualmente di proprietà del Comune di Pietrasanta per la creazione di un parco minerario. Dico anche che è stato poco lungimirante l'amministrazione precedente che le ha comprate, sapendo che ovviamente dal punto di vista minerario ci doveva essere una bonifica. Dico anche che i successivi interventi dovrebbero essere patrocinati, diciamo così, dal Comune con uno sportello che offre assistenza a tutti i cittadini che abbiano bisogno di assistenza e che paghi le tasse e paghi le spese a tutti i cittadini e che dia informazioni a tutti i cittadini, perché noi non siamo tutti cittadini sfortunatamente, ma che si apra questo sportello. E un'altra cosa è che il Comune si prenda in carico la creazione di una commissione d'inchiesta per verificare il lavoro di Gaia, perché noi non ci fidiamo più e io, mi dispiace, non mi fido più di nessuno.